Ma dopo le 19 non si può più fare questo. Che cosa c'è, signor Vigile? Qualcosa per noi? Sì, dobbiamo parlare, secondo me non c'è bisogno di ascoltare. No, i cittadini per noi possono sapere qual è la novità. C'è un'ordinanza sindacale che dopo le 19 non si può più fare propaganda. Allora noi facciamo presente al comando dei vigili urbani che siamo in campagna elettorale, sì, e che si può parlare questa sera sino alle 24 e che nessuna ordinanza sindacale può proibire questo, che è un diritto costituzionale. Se voi si disturbate ulteriormente, noi dobbiamo chiamare la polizia. Bene, applaudite. Se dovessimo essere ancora una volta interrotti nell'esercizio di questo diritto, saremo costretti a chiamare le forze dell'ordine e cominciare a vedere sin da questo momento quali sono le responsabilità dei vigili, del comando vigili del comune di Ischia, dell'amministrazione comunale e del sindaco Giuseppe Ferrandino. Ma la cosa non basterà così, non finirà così. Noi sin da martedì prossimo ci rivolgeremo al giudice perché vorremo sapere di chi sono state, di chi sono le responsabilità, chi ha dato l'ordine e perché poi è stato eseguito. Perché un ordine sbagliato non dovrebbe essere eseguito da nessuno, perché esistono delle leggi da rispettare, anche i vigili devono rispettare le leggi vigenti della Repubblica Italiana. Movimentata chiusura di campagna elettorale a Ischia per il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista. Erano intorno alle ore 20:15. A Ischia Ponte, Domenico Savio, candidato a presidente della provincia di Napoli, da pochi minuti aveva iniziato il suo comizio quando si sono avvicinati due vigili urbani che gli hanno intimato di chiudere l'iniziativa elettorale perché ci sarebbe un'ordinanza dell'amministrazione comunale di Ischia che vieterebbe comizi dopo le ore 19. Un'ordinanza questa che non è stata mai notificata ai dirigenti del PCML e che nei giorni scorsi ha dato vita ad un vespaio di polemiche e a seguito della quale per la prima volta nella storia repubblicana del nostro paese nel comune di Ischia nessun partito ha tenuto comizi in campagna elettorale. Scandaloso. Nessun partito, dicevamo, tranne che il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, il quale, ritenendo e a ragione illegittima la disposizione dell'amministrazione Ferrandino nel comune di Ischia, ha tenuto ben due comizi, uno domenica scorsa a Piazza degli Eroi e l'altro stasera a Ischia Ponte. Naturalmente, di fronte all'assurdo tentativo dei vigili urbani di interrompergli il comizio, durissima e irresistibile è stata la reazione del rivoluzionario segretario del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che tra gli applausi di residenti e turisti li ha costretti a lasciare la piazza, annunciando che nei prossimi giorni presenterà una dettagliata denuncia alla magistratura sui fatti accaduti. Che cosa c'è, signor Vigile? Qualcosa per noi? Sì, dobbiamo parlare, secondo me non c'è bisogno di ascoltare. No, i cittadini per noi possono sapere qual è la novità. C'è un'ordinanza sindacale che dopo le 19 non si può più fare propaganda. Allora noi facciamo presente al comando dei vigili urbani che siamo in campagna elettorale, sì, e che si può parlare questa sera sino alle 24 e che nessuna ordinanza sindacale può proibire questo, che è un diritto costituzionale. Se voi si disturbate ulteriormente, noi dobbiamo chiamare la polizia. Bene, applaudite. Se dovessimo essere ancora una volta interrotti nell'esercizio di questo diritto, saremo costretti a chiamare le forze dell'ordine e cominciare a vedere sin da questo momento quali sono le responsabilità dei vigili, del comando vigili del comune di Ischia, dell'amministrazione comunale e del sindaco Giuseppe Ferrandino. Ma la cosa non basterà così, non finirà così. Noi sin da martedì prossimo ci rivolgeremo al giudice perché vorremmo sapere di chi sono state, di chi sono le responsabilità, chi ha dato l'ordine e perché poi è stato eseguito. Perché un ordine sbagliato
rispettare, anche i vigili devono rispettare le leggi vigenti della Repubblica Italiana. E tutti voi cittadini siete testimoni, vi chiederemo di testimoniare l'intervento dei vigili urbani di Ischia che ha cercato di distruggere